Come prima cosa scelgo il mango, per secondo il pomodoro, come terzo oggetto la pasta. Sono Giovanni, il pizzaiolo. Dalla stesura, dal condimento, per quando tu condisci, le mani sono molto importanti, essenziali. Il percorso della macchina dell'impastatrice che ti massaggia, ti ossigena l'impasto e cose varie, però la cosa più importante è comunque quando è arrivato al punto giusto devi sentire il toccale che non, ovviamente non senti i grumuli di farina all'interno della pasta. La pasta è un oggetto fondamentale perché in realtà è la parte importante, che è quella che tu vai a mangiare, vai a sentire il sapore, vai poi dopo a portarlo nello stomaco e la digeribilità del prodotto. Considero che dall'impasto tu devi sentire il sapore. Io già sento il sapore quando l'impasto crudo, no? Per capire se il punto di sale è il punto giusto, il sapore del lievito. Devi sentire il profumo della farina, in sé per sé senti il profumo e il sapore della farina che tu ci hai messo all'interno. Tante persone sottovalutavano il pomodoro, ma il pomodoro è importante perché comunque se tu trovi un giusto qualità di pomodoro, un San Marzano, un pomodoro italiano, pugliese, un buon pelato, comunque la cosa più importante è che non sia aspro, dolce al punto giusto. Nel mio mestiere considera che ci vuole tanta pazienza. Per quale motivo? Perché adesso come adesso i clienti sono esigenti, vogliono avere dal ristoratore, dal pizzaiolo, dalla cucina, dallo chef e tu devi cercare di accontentarli e far capire che stai dando un prodotto di estrema qualità. Io cerco di trasmettere tantissimo la mia passione personale del mio lavoro, di spiegare dall'impasto, di spiegare dai condimenti, di spiegare dai forni, di fargli capire che il tuo prodotto è un prodotto curato, è un lavoro che comunque è impegnativo, porta via gran parte del tempo, perché gran parte del tempo tu sei sempre sul posto di lavoro. Ore in più del normale, non pensare che sono i classici 7 ore di lavoro al giorno, però alla fine ci sono soddisfazioni, perché se prepari un ottimo prodotto, fai un buon lavoro, hai una bella presentazione, confronti i clienti, hai le tue soddisfazioni personali. È una cosa che più ti mette gioia, che quando alla fine va via un cliente e dice complimenti, la pizza è buona. Grazie ragazzi, ci vediamo prossimamente. Quello è bello.